Speciali da Sport, siamo con Mauro Briano, responsabile del settore giovanile del BRA. Mauro, per te qual è il significato di avere la responsabilità su un settore, un ambito così importante come sono i giovani giallorossi? Beh, il significato della responsabilità è una cosa per me importante, perché esce un po' dal semplice discorso calcio e ti porta allo sviluppo di tutto quello che è l'ambiente di questa società. Le cose che avevo in mente stanno succedendo a tutti i livelli, si iniziano a vedere determinate cose non solo in campo ma soprattutto fuori, e penso che questa sia la cosa più importante. Come ci eravamo detti qualche tempo fa, il BRA si deve prendere questa responsabilità, cioè qualcuno deve muoversi in questa direzione, perché il BRA è la società di questo territorio e ha dimostrato sul campo per anni con la prima squadra, quindi bisogna che dietro il settore giovanile, che è un motore determinante, ma non calcisticamente parlando, proprio socialmente parlando, deve adeguarsi. Quindi attività, movimento, ragazzi, mentalità, educazione allo sport ed educazione nella vita, approcciare a questo gioco in un certo modo, c'è tutta una gestione che stiamo provando a portare avanti e siamo abbastanza soddisfatti. Allora, tu da calciatore esordito in Serie A, hai fatto tanta B, hai fatto la C, sei stato insomma nel professionismo, hai dato tanto, hai scelto di scendere nel dilettantismo proprio con la maglia del BRA, da capitano, dall'eccellenza sei arrivato fino alla Serie C. Tutto questo e quello che hai maturato anche a BRA da giocatore, quanto lo porti adesso nel tuo nuovo ruolo? Perché incarni sicuramente tanto essere giallorosso anche, no? Beh, io credo che al BRA qualcosa devo, perché io sono stato molto fortunato con il BRA. Prima da giocatore, quando ho avuto l'opportunità di allungare la mia carriera e farlo in modo significativo, ho continuato a lavorare per 3 anni nel calcio togliendomi grandi soddisfazioni. Oggi ho avuto una seconda opportunità di continuare a lavorare in questo mondo qua, a casa mia, dove abito, con grandi soddisfazioni, perché ho iniziato, dico la verità, tante cose non le conoscevo perché vengo da un altro ambiente, però mi sto rendendo conto che anche se è un lavoro importante che ti occupa tanto tempo e ti prende tanti momenti, però ho le mie soddisfazioni. Ecco, qual è la fotografia oggi del settore giovanile del BRA, che ovviamente annovera la Juniores Under 19 nazionali, tutto il comparto agonistico, ma poi anche ovviamente l'attività di base? Beh, ci sono dei numeri che sono indiscutibili, che sono aumentati in un anno e mezzo in modo importante, che sono l'attività di base, dove abbiamo più 40 iscritti, quindi sono dei numeri importantissimi per questa società. Abbiamo delle squadre nell'attività agonistica che competono nei campionati di appartenenza, lo stanno facendo molto bene. Abbiamo una juniores nazionale che quest'anno siamo riusciti a seguire in modo migliore, abbiamo anche dei risultati sul campo a livello di classifica, ma soprattutto nei gruppi. Prossimamente, cioè dall'anno prossimo, incominceremo a lavorare con la Juniores Nazionale con, posso permettere di dire, l'80% di ragazzi cresciuti qui da noi, che è l'obiettivo. E poi la politica di giocatori del territorio sta prendendo sempre più piede, stiamo ricevendo tante risposte anche proprio dai ragazzi del posto, che vengono qui senza essere cercati. Questa è una cosa molto bella. Cioè, vengono a chiedere di giocare nel BRA ragazzi che stanno giocando in altre società qui vicino, e quindi questo sta a dimostrare che forse il messaggio sta arrivando. Ecco, qual è il feedback importante che c'è tra settore giovanile e prima squadra, perché c'è ovviamente una Serie D che è trainante per questo ambiente, per voi, per te, però quale può essere il dialogo diretto, che ovviamente poi diventa anche un dialogo costruttivo? Ma allora, non è facile lavorare in un settore giovanile come quello del BRA con il discorso prima squadra, perché il BRA prima squadra ha un livello molto alto, quindi avere la presunzione di dire io ogni anno ti posso dare 2 o 3 ragazzi pronti
per giocare nella prima squadra del Bra è un discorso che non va fatto. Però mi sono accorto, e ringrazio tanto Roberto Floris e il direttore Montanaro e tutto l'ambiente prima squadra, mi sono accorto che da parte loro si è presa coscienza che comunque c'è la volontà di arrivare a questo risultato, quindi di portare da sotto più ragazzi possibile vicini o con competenze tecniche e anche morali alla prima squadra, e ci stanno dando una grossa mano. Domenica scorsa è esordito un ragazzo della Juniores in una partita delicatissima come quella di Pinerolo, ringrazio perché per noi è un motivo di stimolo e poi è una situazione trainante per tutto il settore giovanile. Quindi è fondamentale che chi è in prima squadra si accorga e quando è possibile dia una spinta dal settore giovanile, perché è un veicolo pubblicitario per tutto il movimento.